Visto lo spot dell'Alfa Romeo Stelvio? Ma certo che l'avete visto. Comunque recita: quando finisce il sub, comincia Stelvio. Parole forti per chi come Alfa Romeo è al suo primo Sport Utility Vehicle. Non trovate? Ma stai a vedere che quelli di Alfa, dopo aver scombussolato il mondo delle berline con la Giulia, adesso hanno in mente anche di scombussolare quello dei sub. Del resto, i tecnici italiani hanno cominciato il progetto Stelvio con un'idea ben precisa nella testa: dare a una SUV la guidabilità e soprattutto la sportività di una berlina. Quindi, è inutile girarci attorno perché tanto io lo so dove volete arrivare. Ma la Stelvio è emozionante da guidare, sì o no? Mamma mia, mamma mia! The new Alfa Romeo Stelvio. Per rispondere a questa domanda, parto da un concetto. Ovvero che sulla Stelvio il guidatore è alla stessa altezza della Giulia rispetto all'asse di rollio. E voi sapete come si guida la Giulia, vero? Questo vuol dire che anche sulla Stelvio ti senti dentro l'auto, l'auto ti abbraccia, fai tutt'uno con la vettura. E se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che anche sulla Stelvio la ripartizione dei pesi è esattamente perfetta, 50% davanti e 50% dietro, beh, allora il tutto inizia a prendere una piega nuova per una SUV, non credete? Già, il peso, il nemico numero uno dei SUV. Eppure sullo Stelvio i tecnici hanno lavorato così tanto e bene da fissare l'ago della bilancia a quota 1604 kg. Questo vuol dire un peso più vicino a quello di una berlina che di una SUV. Il segreto è stato quello di utilizzare la piattaforma leggera e agile della Giulia, che prevede l'alluminio per il motore, il cofano, i passaruota, le sospensioni e la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione. E poi ancora dalla Giulia arrivano il torque vectoring, il differenziale autobloccante posteriore e poi ancora le sospensioni Alfa Link e il sistema di frenata EBS, il famoso brake by wire. E lo sterzo? Beh, con un rapporto di 12 a 1 è diretto e preciso e ci vuole poco angolo per girare. La guida della Stelvio passa anche attraverso la trazione integrale. Quale? Ma ovviamente quella della Giulia. Il sistema di trazione integrale Q4 prevede che tutta la coppia sempre sia trasferita solo all'asse posteriore. Quindi la Stelvio si guida come una vera sportiva, una vera Alfa. E solo in caso di slittamento, come qui adesso sullo Stelvio, sulla neve, che la trazione arriva anche alle ruote anteriori. Non mi sento di criticare gli uomini Alfa Romeo per non aver messo il manuale sulla Stelvio, perché questo ZF 8 rapporti in modalità dynamic tira delle schioppettate sulla schiena che sembra un cambio da corsa. È compatta intorno a me, quasi ti abbraccia la Stelvio, e anche se non riesco a percepire bene gli ingombri, soprattutto all'anteriore per via di un cofano molto spiovente, so esattamente istante per istante, in ogni dannato secondo, come stanno lavorando le sospensioni e le ruote. Yeah baby, yeah! Poderosa la coppia del diesel da 210 cavalli, esaltante, coinvolgente la spinta del 2000 turbo benzina da 280 cavalli. I love this car! Due motori per adesso cui si aggiungeranno il 2000 benzina da 200 cavalli e un altro diesel da 180 cavalli che sarà venduto anche a trazione esclusivamente posteriore. Se parliamo di una SUV bisogna tenere conto dello spazio, perché se poi non ci sarà l'attrezzatura da sci sono dolori. Il bagagliaio della Stelvio mette sul piatto della bilancia 525 litri, una soglia di carico bassa e l'immancabile apertura motorizzata. E in abitacolo? Lo spazio è abbondante per i sedili anteriori e buono per tre persone sul divano posteriore che, nonostante la linea spiovente del tetto, non lo toccano mai con la testa. Anche da ferma la Stelvio mi fa emozionare. Lunga 468 cm, esattamente come la Porsche Macan. Sarà un caso. Alta 165 e larga 2,16 m, dal vivo fa tanta scena. Muscolosissimi, passa ruota, immediatamente riconoscibile il frontale con il trilobo Alfa. E poi, arcuato e pronunciato il posteriore. E forse sapete, è la parte che personalmente preferisco, con quei due bei grossi terminali di scarico cromati.
E poco importa se alcune plastiche non sono all'altezza del prezzo, o se magari non c'è su tutte questo schermo da 8,8 pollici, ma la versione d'ingresso ha un più piccolo schermo da 6,5 pollici, come quello della Fiat Tipo 4 porte, per capirci. O se ancora, pur essendo una SUV, non è prevista alcuna modalità off-road, perché alla fine la Stelvio, dopo 107 anni di storia, è la prima Alfa Romeo che è anche una SUV. E a me basta questo.